tutti e mille i tifosi di Lecce domenica pomeriggio saranno allo stadio a vedere Lazio-Empoli in curva sud. Posso metterci la mano sul fuoco, mentre quelli che non c'entrano niente e che non hanno la disponibilità rimarranno fregati. Questa è l'idiozia della sanzione. Una sanzione idiota. Che la Lazio faccia qualcosa. Che la Lazio faccia qualcosa per queste persone. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di tante cose. Iniziamo con quello che è successo a Lecce. Gli ululati razzisti nei confronti di un TT da parte di alcuni tifosi della Lazio. Io mi trovo costretto a condannare questo episodio, questi gesti razzisti che sono totalmente inappropriati e sbagliati, e credo che sia vergognoso. Adesso che ho detto queste parole, sono sicuro che un episodio del genere non capiterà mai più. No, perché mi è stato scritto sotto il post partita di Lecce-Lazio, mi è stato scritto: perché non parli degli ululati razzisti? Perché non condanni gli ululati razzisti? Quando capirete che il razzismo non si combatte a parole, sarà troppo tardi. Se lo capirete, se capirete che il razzismo non si risolve con le parole, sarà troppo tardi. Ma il mondo di oggi è questo, è un mondo che dà più peso alle parole piuttosto che ai fatti, no? È un mondo che dà più importanza alle chiacchiere piuttosto che ai fatti. Questo, ho descritto il mondo di oggi, no? Che quando la verità è che di queste cose più ne parli, peggio è. Più ne parli, più capitano. Non so se avete notato, ok? Se lo avete... un po' come... Mi ricorda quando alcuni tifosi di Napoli mi scrissero sotto l'ultima live reaction di Lazio-Napoli: perché non hai messo i cori discriminatori contro Napoli? Ok, la prossima volta li metto in bella vista, così do un bel esempio ai giovani che mi seguono. Cioè, così è come se io dicessi indirettamente ai giovani che mi seguono: vedete questi cori? Fateli in futuro. Geniale, eh? Bel ragionamento, complimenti. Ormai il mondo funziona all'incontrario. No, funziona in contrario. Non è che sono bravo io che nascondo certi cori sbagliati. No, li devo mettere in bella vista. Non si sa perché, ma li devo mettere in bella vista. Così, più importanza alle chiacchiere piuttosto che ai fatti. Così è, così. Poi magari sarò scemo io, però mi sembra che Lincoln non sia ricordato per le parole che ha utilizzato. Credo che sia ricordato per quello che ha fatto, ok? Però forse sarò scemo io. Comunque, questo mi porta a parlare del secondo argomento, ovvero la sanzione. Per via di questi ululati razzisti è stata chiusa la curva nord per Lazio-Empoli. Ora, per darvi un'idea, la curva nord contiene 7500 posti, quindi 7500 tifosi. Per via, se vogliamo, per colpa di 1000 tifosi che stavano a Lecce, altri 6500 non potranno andare allo stadio a vedere Lazio-Empoli. Non potranno utilizzare l'abbonamento per andare in curva nord a vedere Lazio-Empoli. Capite la proporzione? Per via di 1000 tifosi, altri 6500 che non c'entrano nulla non possono andare allo stadio. Questa è la sanzione. Inoltre, vorrei specificare che di quei 1000 tifosi che erano a Lecce, molto probabilmente solo in 400-500 sono abbonati in nord, ok? Gli altri saranno tifosi della Lazio che vivono vicino a Lecce, oppure abbonati in Tribuna Tevere o abbonati nei distinti nord. Ecco, questi quindi responsabili insieme agli altri di quegli ululati razzisti, domenica saranno tranquillamente allo stadio a vedere Lazio-Empoli in Tribuna Tevere oppure nei distinti nord. La sanzione, ok, la sanzione. Bravi. Inoltre vorrei far notare un'altra cosa. Nella sanzione c'è scritto chiaramente che sono stati individuati circa 1000 tifosi su 1075, che sono quindi responsabili. Ora, la domanda è:
Ma come hanno fatto gli ispettori a capire che circa 75 persone non hanno fatto gli ululati? Così è, per chiedere. Mi viene il dubbio che ci siano delle telecamere abbastanza strette da riuscire a vedere che alcune persone non hanno fatto gli ululati. Credo. Allora, un'altra domanda sorge spontanea, ancora più spontanea. Ma se ci sono queste telecamere che riescono a vedere se una persona fa così oppure no, immagino che queste telecamere siano anche capaci di vedere i volti dei tifosi che invece hanno fatto gli ululati razzisti. O sbaglio? È ABC, è logica. Cioè, se riescono a vedere la bocca di quelli che non l'hanno fatto, riusciranno a vedere anche i volti di quelli che invece sono i veri responsabili. E allora sorge un'altra domanda ancora più spontanea. Ma se c'è questa possibilità, perché non sono stati puniti direttamente quei tifosi? Nome e cognome, nome e cognome, nome e cognome. Perché? Perché deve pagare per via di questo il tifoso della Lazio abbonato in Nord che mercoledì pomeriggio era a Roma al lavoro? Perché? E che quindi domenica non potrà andare allo stadio a vedere Lazio-Empoli? Ma che ingiustizia è? E aggiungo anche un'altra cosa, e qui rischio di arrabbiarmi seriamente. Partiamo dal presupposto che molti tifosi della Lazio possono permettersi a malapena un abbonamento annuale in Curva Nord per le partite casalinghe e non possono permettersi ulteriori 25 o 50 euro per dei biglietti di Curva Sud. Quindi partiamo da questo presupposto. Li conosco di persona. Partiamo da questo presupposto. Ma secondo voi, i tifosi che sono andati fino a Lecce, quindi che hanno potuto permettersi di andare fino a Lecce, ma non hanno 25 euro per un biglietto di Curva Sud? Cioè, secondo voi? Io sono sicuro al 100% che tutti e 1000 i tifosi di Lecce domenica pomeriggio saranno allo stadio a vedere Lazio-Empoli in Curva Sud. Posso metterci la mano sul fuoco, mentre quelli che non c'entrano niente e che non hanno la disponibilità rimarranno fregati. Questa è l'idiozia della sanzione, una sanzione idiota decisa da un idiota. Mi dispiace, io sono un uomo finito, denunciatemi, fate quello che vi pare, ma chi partorisce un'idea del genere è un idiota che non sa quello che sta facendo. Molto semplice. Molto semplice, dai, ma deve essere un ragazzo di 23 anni qualunque a far notare che tutti quelli che erano a Lecce sicuramente saranno all'Olimpico in Curva Sud? Deve essere un ragazzo di 23 anni? Che la Lazio faccia qualcosa per queste persone che non hanno la disponibilità, per queste persone che possono contare esclusivamente sull'abbonamento, ok? Che possono contare esclusivamente sull'abbonamento. La Lazio deve fare qualcosa, perché non è possibile. Non è possibile. Quindi nel 2023 purtroppo c'è gente che ancora fa ululati razzisti, ma io aggiungo che nel 2023 ci sono questi idioti che prendono queste decisioni idiote e noi siamo in mano a questi. Nel 2023. Poi sarò stato pure severo, esagerato, non me ne frega niente. In un mondo che pesa le parole, pesate queste.